Buongiorno a tutti amici di Cavallo Magazine, siamo qua insieme a uno degli assistenti del direttore di campo, il signor Marco Latini. Buongiorno, grazie di essere con noi. Ci vuole spiegare quali sono le principali criticità di questo percorso di Coppa del Mondo, per favore? Allora, è costruito da Uliano Vezzani e sicuramente già il percorso qui all'interno di questa arena già è difficile. È altezze importanti, abbiamo una doppia gabbia formata da oxe verticale e oxe che sarà molto impegnativa, con un appello, con un verticale molto trasparente, un fronte stretto di 2,5 metri, che se lo troveranno un pochino all'ultimo momento. Tutto il percorso, c'è una linea 6-7 che sono 4 tempi di galoppo, che è oxer-oxer. È un percorso dove ci sono degli sforzi, anche dato dalla dimensione dell'arena, che metterà un po' in difficoltà i cavalieri. Una cosa che ho sempre osservato, che i cavalieri hanno sempre apprezzato dei percorsi di Uliano Vezzani, è che le difficoltà sono sparse lungo tutto il giro, non alla fine del percorso, quindi i cavalli riescono ad uscire dal percorso in maniera serena e arrivano alla fine del percorso che sono molto freschi. Anche in questo caso sarà così? Beh, questa è una delle caratteristiche di Vezzani, non mettere in difficoltà i cavalieri, non sforzi eccessivi, le difficoltà sono distribuite per tutto quanto il percorso. Ci sono dei momenti un po' di respiro e dei compiti impegnativi sicuramente da affrontare. Va bene, la ringraziamo moltissimo e aspettiamo di emozionarci su questo bellissimo campo in attesa della Coppa del Mondo. Grazie, grazie signor Latini, grazie. Grazie mille, grazie della responsabilità.